lavoro H24, come si può comprendere, e così farò fino al 2021 esclusivamente per la mia e per la nostra città. E chi fa il sindaco di Napoli a tempo pieno, tra mille difficoltà e tanta gioia di fare il sindaco di Napoli, non può pensare ad altro. Quindi io in questo momento sto qui a lavorare insieme ai miei concittadini. Ovviamente mi fa piacere che tanti a livello nazionale si cominciano a interessare sempre di più della nostra città, il dialogo col vicepresidente Di Maio, il dialogo col governo, MDP che sceglie Napoli per fare la festa nazionale. Evidentemente Napoli in questo momento è una città che viene presa in grandissima considerazione, e aggiungo, dai dati che stanno girando, non solo per quanto riguarda Google, ma tutti i canali internet mondiali, Napoli è la città più cliccata in questo momento nel mondo. Non per andarsi a incuriosire dell'emergenza rifiuti come era 6 anni fa, ma perché vogliono venire a Napoli e vedere come la città, pur senza soldi, si sta riprendendo e si sta riscattando. A bocce ferme la convince di più Di Maio Premier o il progetto di fare un nuovo centrosinistra? Le bocce sono sempre ferme. Io per adesso faccio il sindaco di Napoli, vediamo quali sono i programmi, vediamo qual è i contenuti del programma, vediamo chi sono i candidati, vediamo chi veramente vuole coniugare rivoluzione e affidabilità di governo, vediamo veramente chi vuole contrastare la Costituzione, vediamo chi veramente non vuole dare i soldi alle banche e per le armi, ma darle per i bisogni dei cittadini. Se ci saranno programmi e non chiacchiere in quella direzione, noi non andremo al mare quando si va a votare, faremo le nostre scelte. Certo, non ci candidiamo, io non mi candido, come ho detto prima, ma guarderemo con molta attenzione. La propensione al dialogo caratterizza la mia persona, la giunta che ho l'onore e l'onere di guidare, e la nostra maggioranza. Bene. Va bene? Grazie. Finito l'interrogatorio.